La sezione lombarda di City si sta occupando ormai da alcuni anni di aree innovative per la società. Per esempio, abbiamo investito molto sul tema della cronicità e per questo abbiamo lavorato sul tema delle cure primarie, della continuità assistenziale tra ospedale e territorio, ma anche sulla necessità di garantire ai medici che nell'ambito dei servizi sociosanitari, per esempio le RSA, hanno un ruolo di tipo organizzativo oltre che clinico. E per questo, per esempio, abbiamo attivato un corso specifico che desse loro degli strumenti per operare in strutture che sempre più assumono un notevole grado di complessità e si avvicinano alle dimensioni di piccoli ospedali. In questo contesto, affrontare il tema dell'Health Technology Assessment diventa per noi una ulteriore sfida. Gli specialisti in sanità pubblica devono certamente conoscere i principi, le modalità di azione dell'HTA e quindi la creazione di un percorso formativo a loro dedicato diventa una occasione interessante per promuovere la loro professionalità. Il workshop di oggi ha il significato di presentare i vantaggi che derivano dall'affrontare il tema dell'HTA, di inserirlo nel percorso culturale degli specialisti in sanità pubblica. Si tratta quindi di un momento di promozione dell'HTA, ma anche di un momento di promozione dell'HTA in sanità pubblica.